Presidente, come va la campagna elettorale? Ma non lo so esattamente, noi stiamo cercando, buonasera, noi cerchiamo di fare del nostro meglio, diciamo quello che pensiamo, cerchiamo di promettere cose che sono realizzabili e cerchiamo di dire a tutti che insomma purtroppo la luna non la possiamo permettere, non la possiamo promettere perché non riusciremo a realizzarla, però ci sono tante cose che possiamo fare. Che città ha trovato visitandola? Ma guardi, l'ho detto prima alle persone, per me che vengo, sono nato a Livorno, questo quartiere è un quartiere anche bello, si vede la montagna, cioè ci sono delle cose, però mi hanno detto giralo e capiscilo meglio, e va bene, lo girerò e lo capirò meglio. Cosa le chiedono i cittadini che incontrano? No, guardi, i cittadini chiedono solo una cosa, chiedono serietà. Serietà e serietà, io credo che quello che chiedono in questa città da anni è serietà e tutti sperano, perché ti guardano con una faccetta un po' così, che tu non sia un altro che racconta storie, perché chi ha comandato negli anni, no? E che oggi chiede ancora tempo per realizzare ciò che è eccezionale. E se mi permette si deve fare una domanda di coscienza, cioè se la devono porre una domanda. Se il centrodestra ha guidato bene questa città, perché non c'è lo stesso candidato sindaco? Se il centrosinistra ha guidato bene questa città, perché alla fine ha fatto un buco che non finiva più? Qui tutti hanno fatto bene, però poi, scusi, il più pulito ha la lebbra, come dice il proverbio. Lei ha fatto un appello al non voto, cioè si è appellato ai cittadini. Lei si è appellato ai cittadini che non hanno votato. Cioè, Beh, in Italia siamo messi male, la politica italiana anche a livello nazionale ha portato gli italiani ormai a votare al 50%. Se mi permette, io penso che avere un governo oggi che è stato votato dal 50% degli aventi diritto sia già un'onta. Le donne hanno ottenuto il voto dopo la seconda guerra mondiale e non vanno a votare. Per me ogni ragazza dovrebbe sfruttare il diritto di avere il voto. E noi tutti, mi scusi, come facciamo a lamentarci se non andiamo nemmeno a esprimere un voto? Quindi io mi appello a tutti i ternani perché tutti coloro che hanno diritto vadano a votare, poi votassero quello che gli pare, annullassero questa scheda, ma devono andare a votare. Guardi che domani è il 25 aprile, il voto è un diritto conquistato sul sangue di tanta gente e quindi non possiamo, è la libertà, e se noi rinunciamo a questa libertà allora siamo già belle che fritte. Infatti le volevo chiedere proprio cosa rappresenta per lei il 25 aprile. L'unità d'Italia. Per me il 25 aprile rappresenta l'unità degli italiani dopo un momento storico particolare nel quale ognuno ha avuto idee diverse. Vede, io ho fatto il paracadutista, le ricordo che i paracadutisti si divisero l'8 di settembre e si divisero in paracadutisti della Nembo e in paracadutisti della Folgore. Si faccia una domanda, si dia una risposta. Quindi sempre paracadutisti erano, qualcuno andò da una parte e qualcuno andò dall'altra. Ma siccome io ho fatto il paracadutista, credo che questi ragazzi, morti poi per un ideale, nel 25 aprile devono ritrovare un'unione. Punto. E poi comunque io sarei andato sulle montagne. E comunque lei il 25 aprile lo festeggia, domani lo festeggia. E perché? Scusi, perché l'altro non lo festeggiano? Perché c'è qualcuno che non lo festeggia? Qualcuno no, sembrerebbe. Chi comunque non lo festeggia? Anche qualcuno del governo, per esempio. Problema suo, non ha ancora capito l'importanza del 25 aprile. De Gasperi istituì il 25 aprile nel 46, era un uomo di centro. De Gasperi era un uomo che stava sulle montagne e che aveva istituito, va bene, il 25 aprile come festa di tutti gli italiani. Il 25 aprile va festeggiato. Chiunque non lo festeggi è un traditore di questa nazione. Grazie Presidente. Prego. E poi fa la fotografia.